Eccoci qua in trasmissione. Sono qua con Francesco e un po' di amiche che sono venute a trovarci. Beh, c'è Sasha che è qua al microfono vicino. Ciao. E c'è una persona in incognito. In incognito. Chi si scogniterà dopo? Se vuole. Allora, intanto grazie per l'ascolto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, da dove cominciamo? Dalle conferenze. Dalle conferenze. Allora, voi sapete che per paura della chiusura della sala abbiamo fatto due conferenze in una, cioè nel senso che due venerdì consecutivi abbiamo tenuto due argomenti, no? Abbiamo parlato delle determinazioni e della volontà. Andata come è andata bene, però tutto sommato dai. Come gente è andata bene, io non mi sono spiegato bene. Non sono riuscito a trasmettere il concetto, però come gente è andata bene, la discussione sì. È andata bene la discussione, dai. Ci sono bene, io ti ho già detto che non è vero che sei andato male. No, no, c'è tante di quelle cose da dire che sono troppe poche, bisogna fare di più. Comunque migliorerò un po' la volta, pian pianino. Migliorerò. Vabbè, ma dialogando... Se non mi suicido, miglioro. Bene, allora, praticamente adesso abbiamo tempo per fare un altro mese, cioè la sala l'abbiamo a disposizione per un altro mese. E allora, visto che abbiamo a disposizione per un altro mese, naturalmente la sfruttiamo. Non possiamo sfruttarla prima anticipando, però la sfruttiamo posticipandola. Esatto. Allora, ci facciamo praticamente due incontri, due venerdì consecutivi, alla faccia, e aspetta un attimo adesso che mi guardo anche gli appunti, perché... Sì, beh, praticamente uno sarebbe il 16 di febbraio. Che è la sospensione del dialogo interno, che sarebbe il prossimo, a cui stavo anche lavorando un attimo fa, e l'altro... è la meditazione, è abbastanza semplice, tutti e due. C'è la meditazione dal punto di vista della stregoneria. Sospensione del dialogo interno, meditazione. Allora, un attimo solo, Francesco. Sì, i primi due, determinazione e volontà, è l'uomo rispetto al mondo e come si muove nel mondo. Sospensione del dialogo interno, meditazione, contemplazione e le correnti vegetative che seguono subito dopo non è altro che l'uomo che si sta attrezzando nel mondo, cioè sta attrezzandosi per affrontare il mondo. Dopo c'è l'ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome e concludiamo la vita dell'essere natura con l'arte dell'agguato. Praticamente trattiamo il primo aspetto, che l'uomo bene o male è sempre un essere della natura, solo che noi siamo abituati che sia prima un essere sociale e dopo un essere della natura. Pertanto allora cos'è? Il terzo venerdì del mese, 16 febbraio, depenniamo l'uso della sala qui di Cadone che avevamo prenotato per paura, lo cancelliamo. Anche due parole sul discorso delle sale, che così, sì. Visto che Claudio non è informato, gli rimo un attimino come vanno anche le cose. Sì, va bene. Parli pure però, delle sale, tanto ormai sai che sono pronti già in agguato a registrare cosa facciamo noi con le sale. Allora, beh, allora ricordo, 16 febbraio alle ore 20:30 via Montero 66 Marostica, sede di Radiogramma 5, ex dell'Intendente regionale Veneta, statale Chieta Marostica Porta Bassano, perciò 16 febbraio. E il 23 febbraio... meditazione. Stesso orario, stesso indirizzo. Ore 20:30 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66. Per cui alle 20:30 due venerdì consecutivi. Manderemo via email, sì, poi tramite internet. Su internet vedremo tutte le informazioni relative alle conferenze con i programmi, tutto dettagliato, perciò chi usa internet potrà anche andare a vedere questi annunci sulle mailing list e avrà tutte le informazioni che possono salire. Quella persona che mi ha mandato un'email ieri che mi ha fatto lavorare fino alle 2 di notte per rispondere, non fino alle 2, no, due ore, no? Fino a mezzanotte. Per piacere, fatemi argomenti un po' più. È stata la sciascia? No, è stato uno di Padova che mi ha chiesto il corpo luminoso, come si fa a sapere del corpo luminoso, cosa si deve fare per costruire il corpo luminoso, esperienze di premorso. C'erano 5-6 domande che mi ci ha messo per rispondere in un paio d'ore. Non mi ricordo più esattamente a che ora l'ho mandata, so insomma che era fuori di testa. Comunque voi scrivete. Sì, beh, anche perché appunto il forum sta avviandosi via bene. Le mailing list, qualcosa comincia a mostrare. Siamo quattro gatti sul forum, che cavolo stai dicendo? Vabbè, no, comunque sai, il forum è appena partito, visto che già le chat line cominciano a funzionare, anche le chat line, perciò vabbè. Ne esistono due chat line pagane, una comincia dove? Allora, una chat line è pubblica come pagana, che si trova su un sito dell'istituto che si chiama Paganesi. L'altra è riservata agli iscritti della mailing list ed è quella che si trova su e-groups,
e sono due mailing list pagane che noi gestiamo, una è su ListBot e una su eGroups. Quella di eGroups è partita il 1 gennaio 2001 e ha una chat interna riservata tramite password, cioè se tu sei iscritto alla mailing list. Ah, bisogna iscriversi. Sì, e invece l'altra è pubblica ed è appunto su un sito che purtroppo il nostro gestore americano del sito ha dei problemi tecnici, sono alcuni mesi che non ci potete aggiornare il sito, però la chat live l'ho vista, l'ho usata anch'io e anche altri soci, vedo che sta funzionando, insomma, ed è pubblica questa chat live. Logicamente, avendo tema pagano, non è che abbia moltissimi, cioè non è come il chat line di quelle erotiche che possono avere migliaia di ascoltatori. No, beh, in effetti abbiamo visto che se non la mettiamo un po' di erotismo sopra. E tu l'hai già pronta la storia? Ma non è che ce l'ho pronta, è scritta sul libro, per cui... Cioè, è pronta? È segno? Sì, sì, è il segno. Benissimo, allora, lasciamo perdere, facciamo un'altra la prossima volta per quanto riguarda Proserpina. Tanti ascoltatori ormai di Esiodo credo che gli abbiamo fatto una bella siringata finora. Allora facciamo leggersi la storia che ci ha portato la Sciassa. Sì, ero pronto di lasciare parlare la Sciassa, rubo 2 minuti, sì, per questo delle sale. Cioè, visto che appunto febbraio non era calcolato che noi avessimo le sale, do un attimino la situazione. Allora, noi ci siamo attivati per trovare delle sale alternative. A Bassano ci siamo messi in contatto con un gruppo di persone con cui esiste un buon contatto, per vedere se tramite loro riusciamo ad avere una sala pubblica a Bassano. Loro dovranno trovare il sistema e organizzarsi un attimino, e probabilmente anche a Bassano si potrà avere una sala pubblica. Per quanto riguarda Marostica, è stata presentata una richiesta scritta al sindaco di Marostica. Oltre alla richiesta scritta, io mi sono sentito in dovere di andare a pararci direttamente per spiegare un attimino le cose. Ha detto che darà una risposta scritta alle nostre richieste di sale pubbliche. Ecco, l'unica roba che mi è dispiaciuta un po' è che ha detto che lui è cattolico e che è un po' titubante su queste iniziative. Forza, come si fa altrimenti a difendersi? Vabbè. Ecco, di conseguenza comunque si è impegnato a darci una risposta scritta, vedremo cosa ci verrà risposto. Comunque tenete conto che chi vuole fare pressione sul sindaco di Marostica, telefonando al comune di Marostica, al sindaco, ricordo che il sindaco riceve il martedì e il giovedì, per sostenere la nostra richiesta. Sì, come no? Se qualche ascoltatore reputa opportuno o muoversi in questo senso, sappia che noi siamo attivati soprattutto a Marostica direttamente come istituto, a Bassano tramite amici per avere delle sale pubbliche. Se le cose andranno a buon fine daremo comunicazione. Comunque per febbraio il problema non c'è, insomma. Sì, per febbraio abbiamo risolto e poi vedremo in seguito. C'è sempre qui la sala di Cadone, che non c'è problemi visto... particolari. Aspetta. E dopo appunto vedremo dopo sul discorso, comunque tenetevi informati sia tramite la trasmissione e sia il discorso anche tramite internet, che rimane basilare come strumento di collegamento e di informazione. Ecco, io non ho altro da aggiungere per il momento, lascio la parola alla Sciassa. Allora, scusa, com'è la storia? Che storia è, Sciassa? La storia di Vasilissa, una bambina. La storia di Vasilissa. Vasilissa la saggia. Però ti volevo chiedere una cosa, visto che tu l'hai già studiato questo libro. Sì. Perché non fai un'introduzione piccola? Allora, innanzitutto tutti i radioascoltatori conoscono benissimo il libro che è Donne che corrono coi lupi, no? Della Pincola. Lo conoscono benissimo anche perché ho letto già 2 o 3 volte quello della Luna Crescente, la storia della Luna Crescente, la donna che doveva costruire il suo potere, no? Cioè, questa donna che arriva a casa il marito che è fuori di testa dal militare, che la pesta, massacra, insomma non vuole più averne niente, e lei va dalla strega per sapere come risolvere la situazione. E la strega la manda a prendere i peli della luna dell'orso della luna crescente. Cioè, un orso che ha una piccola luna che è enorme, gigantesco, e che vive su una montagna isolata, no? La donna fra milioni di peripezie arriva, prende i peli, li porta alla strega, la strega prende i peli e glieli brucia. E questa è disperata. E allora dice, adesso come faccio? Fai esattamente come hai fatto per avere i peli dell'orso della luna crescente. Cioè è il percorso, la trasformazione che porta le persone a diventare abili. Infatti l'arte dell'agguato è proprio questo. Bene, invece la nostra amica Sassa ama moltissimo un'altra storia di potere. Ed è importantissimo, noi adesso la ascoltiamo e dopo ci divertiamo un po' a commentarla. Sassa, sotto il microfono. Ecco, allora, innanzitutto volevo dire una cosa, che avevo pensato di leggere questa storia come un regalo alle donne che ascoltano questa trasmissione, visto che è fatta
soprattutto da uomini, e che soprattutto gli uomini parlano, intervengono, allora ho detto va bene, facciamo questa cosa qui. Poi volevo leggere un paio di pezzi che sono, fanno parte dell'introduzione alla favola che ha scritto la scrittrice, Clarissa Pincola stessa, giusto per farvi capire dove va a parare questa favola. Allora, innanzitutto dice, il capitolo si intitola La scoperta dei fatti, il recupero dell'intuito come iniziazione. Allora, dice la Pincola, l'intuito è il tesoro della psiche femminile. È come uno strumento divinatorio, come un cristallo attraverso il quale si vede con misteriosa visione interiore. È come una vecchia saggia, sempre presente e pronta a dirvi esattamente di che si tratta, esattamente se andare a sinistra o a destra. È una forma di colei che sa, la donna selvaggia, o anche grande dea se vogliamo chiamarla, grande madre, insomma, tutti gli attributi. Dice inoltre, talvolta la storia è stata ridotta in polvere, talvolta mancano parti e dettagli. Spesso la forma è intatta, ma la coloritura è andata perduta. Comunque continua a scavare nella speranza di ritrovare intatto l'intero corpo della storia. Il racconto che segue è proprio un siffatto incredibile tesoro. La storia di Vassilissa si narra in Russia, in Romania, Jugoslavia, Polonia e in tutti i paesi baltici. Talvolta intitolata La bambola oppure Vassilissa la saggia. Questo è il racconto. C'era una volta, e una volta non c'era, una giovane madre che giaceva sul letto di morte. Il volto bianco come le rose di cera della sacrestia della chiesa accanto. La figlioletta e il marito sedevano in fondo al letto di legno e pregavano Dio affinché la guidasse nell'aldilà. La madre morente chiamò a sé Vassilissa e la piccola dagli stivaletti rossi e il grembiulino bianco si inginocchiò accanto alla mamma. «Ecco, questa bambola è per te, tesoro mio», sussurrò la mamma. E da sotto le coperte tirò fuori una bambolina che come Vassilissa indossava stivaletti rossi, grembiulino bianco, gonna nera e corsetto ricamato di tanti colori. «Sono le mie ultime parole, bambina mia», disse la mamma. «Se ti perderai o avrai bisogno di aiuto, domanda a questa bambola che fare e sarai assistita. Tieni la bambola sempre con te. Non parlarne a nessuno e nutrila quando ha fame. Questa è la promessa di mia madre e la mia benedizione». E il respiro le ricadde nelle profondità del corpo, dove raccolse l'anima e sfuggì dalle labbra. La mamma era morta. La bambina e suo padre a lungo piansero e si disperarono, ma poi, come il campo crudelmente sconvolto dalla guerra, la vita del padre rinverdì e sposò una vedova che aveva due figlie. Sebbene la matrigna e le sue figlie avessero modi educati e sorridessero sempre come vere signore, dietro ai loro sorrisi c'era qualcosa del roditore che il padre di Vassilissa non notava. Certo, quando le tre donne erano da sole con Vassilissa, la tormentavano, la costringevano a servirle, la mandavano a tagliare la legna affinché la sua bella pelle si sciupasse. La odiavano perché c'era in lei una dolcezza ultraterrena. Era anche molto bella e il suo seno era fiorente, mentre il loro era inconsistente. Si rendeva utile senza mai un lamento, mentre la matrigna e le sorellastre erano come topi che di notte rovistavano fra i rifiuti. Un giorno la matrigna e le sorellastre non la sopportarono più. «Facciamo in modo che il fuoco si estingua e poi mandiamo Vassilissa nella foresta della Baba Yaga, la strega, a chiedere il fuoco per la terra». E quando sarà da Baba Yaga, la vecchia la ucciderà e se la mangerà. Squittirono come esseri che vivono nell'oscurità. Così, quella sera, quando Vassilissa tornò dopo aver raccolto la legna, la casa era tutta al buio. Preoccupata, domandò alla matrigna, «Che cosa è successo? Come faremo a cucinare? Come faremo a rischiarare le tenebre?» Disse la matrigna, «Stupida ragazza, ovviamente non abbiamo fuoco e io non posso andare nei boschi perché sono vecchia. Le mie figlie non possono perché hanno paura, quindi sei l'unica a poter andare a cercare la Baba Yaga, a chiederle un carbone per riaccendere il fuoco». Innocentemente Vassilissa replicò, «Benissimo, lo farò», e subito si avviò. Nel bosco l'oscurità si faceva sempre più fitta e i ramoscelli che le scricchiolavano sotto i piedi la riempivano di paura. Infilò la mano nella profonda tasca del grembiule, dove nascondeva la bambola che la mamma morente le aveva dato, accarezzò la bambola e disse, «Solo a toccarla già mi sento meglio». E a ogni biforcazione Vassilissa infilava la mano nella tasca e consultava la bambola.
devo andare a sinistra o a destra? La bambola indicava sì, no, o da questa parte o da quell'altra. E diede alla bambola un po' del suo pane mentre camminava e seguì quanto sentiva provenire dalla bambola. Improvvisamente un uomo vestito di bianco su un cavallo bianco passò al galoppo e si fece più chiaro. Poi passò un uomo vestito di rosso su un cavallo rosso e sorse il sole. Cammina, cammina, Vasilissa arrivò alla tana della Baba Yaga e proprio in quel momento un cavaliere vestito di nero arrivò al trotto su un cavallo nero e penetrò nella baracca della Baba Yaga. Subito si fece notte. Lo steccato di ossa e teschi attorno alla baracca prese ad ardere di un fuoco interno e la radura nella foresta fu dunque illuminata da una luce fantastica. La Baba Yaga era una creatura veramente spaventosa. Viaggiava non su un carro o in una carrozza, ma in un mortaio che si spostava da solo. Guidava questo veicolo con un remo a forma di pestello e intanto cancellava le tracce alle sue spalle con una scopa fatta con i capelli di persone morte da gran tempo. E il mortaio volava nel cielo con i capelli grassi di Baba Yaga che svolazzavano dietro. Il lungo mento era ricurvo verso l'alto e il lungo naso verso il basso. Così si incontravano al centro. Aveva una barbetta a punta tutta bianca e verruche sulla pelle per il suo commercio con i rospi. Le unghie nere erano spesse e ricurve, tanto lunghe che non poteva chiudere la mano a pugno. Ancora più strana era la casa della Baba Yaga. Posava su un mucchio di zampe gialle di gallina e camminava da sola e talvolta volteggiava come una ballerina in estasi. Le maniglie delle porte e delle finestre erano fatte con dita umane di mani e di piedi e il chiavistello della porta d'ingresso era un grugno dei denti appuntiti. Vasilissa consultò la bambola. «È questa la casa che cerchiamo?» E la bambola rispose a modo suo «Sì, questa è la casa che cerchi». Ed improvviso la Baba Yaga nel suo mortaio calò su Vasilissa urlandole «Che cosa vuoi?» La fanciulla tremava «Nonna, sono venuta per il fuoco. La mia casa è fredda, i miei moriranno. Ho bisogno di fuoco». E la Baba Yaga di rimando «Oh sì, ti conosco e conosco i tuoi». Dunque essere inutile, hai lasciato spegnere il fuoco, non è una bella cosa da farsi. E per giunta, che cosa ti fa pensare che ti darò la fiamma? Vasilissa consultò la bambola e si affrettò a rispondere, perché chiedo. La Baba Yaga disse soddisfatta, sei fortunata, e la risposta giusta. E Vasilissa si sentì fortunatissima per aver dato la risposta giusta. Baba Yaga la minacciò, non potrò darti il fuoco finché non avrai fatto del lavoro per me. Se adempirai a questi compiti, per me avrai il fuoco. Se no, e Vasilissa vide gli occhi della Baba Yaga trasformarsi improvvisamente in braci ardenti, se no, cara bambina, morirai. La Baba Yaga entrò rumorosamente nella catapecchia, si sdraiò sul letto e ordinò a Vasilissa di portarle quel che stava cuocendo nel forno. Nel forno c'era cibo sufficiente per 10 persone e la Baba Yaga lo mangiò tutto lasciando una piccola crosta e un cucchiaio di minestra per Vasilissa. «Lavami i vestiti, scopa il cortile e la casa, preparami da mangiare e separa il grano buono da quello cattivo e vedi che tutto sia in ordine. Tornerò a controllare quel che hai fatto più tardi. Se non avrai finito, sarai tu il mio banchetto». E la Baba Yaga volò via sul mortaio, con il naso come timoniere e i capelli come vela, e cade di nuovo la notte. Non appena la Baba Yaga se ne fu andata, Vasilissa si rivolse alla bambola. «Che devo fare? Riuscirò a fare tutto in tempo?» La bambola la rassicurò che ci sarebbe riuscita, le disse di mangiare qualcosa e di andare a dormire. Vasilissa rifocillò anche la bambola e si addormentò. Al mattino la bambola aveva fatto tutto e non restava che da preparare il pasto. La sera la Baba Yaga tornò e trovò che non era rimasto nulla da fare. In parte contenta, in parte no, perché non trovava niente da ridire, la Baba Yaga sibilò «Sei una ragazza molto fortunata». Chiamò poi i suoi fedeli servitori perché macinassero il frumento e tre paia di mani comparvero a mezz'aria e cominciarono a raschiare e pestare il frumento. La pula volava per casa come una neve dorata. Quando fu tutto finito, la Baba Yaga si sedette a mangiare. Mangiò per ore e ordinò a Vasilissa di pulire di nuovo tutta la casa, di scopare il cortile e lavarle i vestiti. Poi indicò un gran mucchio di sporcizie in cortile. In quel mucchio di sporcizia ci sono molti semi di papavero, milioni di semi, e per domattina voglio una pila di semi di papavero e una pila di sporcizia ben separati. Hai capito bene? Vasilissa si sentì quasi svenire. Oh, come potrò fare? Infilò la mano in tasca e la bambola sussurrò, non preoccuparti, ci penserò io. Quella notte la Baba Yaga dormì come un ghiro e Vasilissa cercò
di raccogliere i semi di papavero tra la sporcizia. Dopo un po' la bambola le disse: «Ora dormi, andrà tutto bene». Di nuovo la bambola si occupò di tutto e quando la vecchia tornò a casa era stato tutto fatto. Con tono sarcastico la Baba Yaga osservò: «Bene, bene, fortuna per te che sei riuscita a fare queste cose». Chiamò i suoi fedeli servitori affinché spremessero l'olio dai semi di papavero e di nuovo apparvero tre paia di mani ed eseguirono l'ordine. Mentre la Baba Yaga si insudiciava le labbra con il grasso dello stufato, Vassilissa le stava accanto. «Allora, che cos'hai da guardare?» grugnì. «Posso farti qualche domanda, nonna?» «Domanda pure», ordinò la Baba Yaga. «Ma ricordati che troppo saprai, presto invecchierai». Vassilissa chiese dell'uomo vestito di bianco sul cavallo bianco. «Ah», rispose la Baba Yaga intenerita, «quello è il mio giorno». «E l'uomo rosso sul cavallo rosso?» «Oh, quello è il mio sole nascente». «E l'uomo nero sul cavallo nero?» «Ah sì, quello è il terzo, ed è la mia notte». «Capisco», disse Vassilissa. «Vieni, vieni qui, vuoi farmi forse altre domande?» le disse con tono suadente. Vassilissa stava per chiederle di quelle paia di mani che apparivano e scomparivano, ma la bambola prese a saltarle nella tasca. E allora disse: «No, nonna, come tu stessa hai detto, troppo saprai, presto invecchierai». «Ah», disse la Baba Yaga rizzando il capo come un uccello, «sei più saggia dei tuoi anni, e come hai fatto a diventare così?» «Grazie alla benedizione di mia mamma», disse sorridendo Vassilissa. «Benedizione!» urlò la Baba Yaga. «Non abbiamo bisogno di benedizioni qui attorno, meglio che tu te ne vada, figliola!» E la spinse fuori. «Ecco qua, ragazzina, ecco!» E la Baba Yaga prese un teschio dagli occhi ardenti dal recinto e lo infilò su un bastone. «Ecco, prendi questo teschio sul bastone e portatelo a casa. Ecco il tuo fuoco. Non aggiungere una sola parola. Vattene!» Vassilissa prese a ringraziare, ma la bambola nella tasca si mise a saltare su e giù. E Vassilissa comprese di dover prendere il fuoco e andare. Corse a casa seguendo il percorso che la bambola le indicava. Era notte e Vassilissa attraversò la foresta con il teschio sul bastone, con il fuoco che usciva dall'orecchio, dall'occhio, dal naso e dalla bocca del teschio. D'improvviso provò paura per quella luce fantastica e pensò di gettarlo. Ma il teschio le parlò, la invitò a calmarsi e a proseguire per raggiungere la casa della matrigna e delle sorellastre. Mentre Vassilissa si avvicinava sempre più alla sua casa, la matrigna e le sorellastre guardarono dalla finestra e videro una strana luce danzante nei boschi. Sempre più si avvicinava. Non riuscivano a immaginare di che si trattasse. Erano convinte che la lunga assenza di Vassilissa significasse che era ormai morta e le sue ossa ormai disperse. Intanto Vassilissa si avvicinava sempre di più e quando la matrigna e le sorellastre la riconobbero, le corsero incontro dicendole che erano rimaste senza fuoco dal giorno in cui se n'era andata, e sebbene avessero più volte cercato di accenderlo, non aveva mai attaccato. Vassilissa entrò in casa con un senso di trionfo, perché era sopravvissuta al periglioso viaggio e aveva riportato il fuoco nella sua casa. Ma il teschio sul bastone osservava ogni mossa delle sorellastre della matrigna, e il mattino dopo aveva bruciato e ridotto in cenere il malvagio terzetto. Eccoci qua, questa è la storia di Vassilissa. Cosa c'è da dire su questa storia? Rifresco un attimino col commento vecchio. Prima di commento che ho fatto a questa storia. Una cosa che mi sono dimenticata di dire come premessa, che dice anche l'autrice del libro, tutte le storie che presenta, gli elementi cristiani o cristianeggianti che appaiono nelle favole sono semplicemente dei sostrati, cioè sono stati inseriti dopo, perché le favole sono molto più antiche e tutti i simboli cristiani o comunque cattolici che appaiono in queste favole non c'entrano assolutamente niente con la storia originale. Lo sanno benissimo i radioascoltatori che seguono. Infatti allora, quando commentammo questa storia, nella storia di Vassilissa, che mi piace moltissimo, il fantasma è dipinto al contrario. Il fantasma sono la matrigna e le sorelle di Vassilissa, il cui scopo è quello di distruggere le determinazioni attraverso le quali, nonostante non abbia nessun punto di appoggio, la bambina tenta di affrontare la vita. Le sorellastre vogliono distruggere questa sua determinazione, questo suo esistere. Ricordate l'educazione cattolica, no?
nonostante le loro umiliazioni. Per far questo, la mandano ad affrontare quello sconosciuto che le atterrisce, nella speranza che atterrisca anche Vasilissa. Lo sconosciuto terrorizza solo chi non ha passato la propria esistenza per attrezzarsi ad affrontarlo, solo chi si è sempre affidato alla sicurezza della descrizione della ragione e ai suoi fantasmi. Lo sconosciuto nella storia è rappresentato dalla strega, la Baba Yaga, terribile, brutta, feroce e determinata, come la conoscenza appare alla descrizione della ragione. Come la vita. Come la vita stessa, è vero. Vasilissa era attrezzata per affrontare lo sconosciuto. La madre non l'aveva piegata e sottomessa, ma le aveva dato il potere della determinazione rappresentato dalla bambolina che Vasilissa teneva in tasca. Col potere della determinazione Vasilissa affrontò le prove che lo sconosciuto le metteva davanti, e ad ogni prova che superava lo sconosciuto diventava sempre meno terribile, finché Baba Yaga non riconobbe il potere di Vasilissa uguale al suo e fu costretta a cederle la conoscenza. Il potere di essere di Vasilissa era cresciuto tanto da permetterle di affrontare alla pari Baba Yaga, e Baba Yaga non poteva negare nulla a se stessa. È la stessa cosa di Apollo che si presenta armato all'Olimpo. E anche tutta la mitologia di Eros e Psiche. Tutta la mitologia. Cioè, se tu uno va a prendere il racconto di Eros e Psiche, troverà parecchi collegamenti. È un termine ricorrente in tutti i paganesimi. No, ma al limite qualcosa dopo aggiungerò, cioè, sull'argomento. Con questo potere Vasilissa distrusse le sue sorelle e la sua matrigna. Loro quel potere non solo non potevano affrontarlo, ma alla sua presenza si trasformava in fuoco che brucia, esattamente come il fuoco della conoscenza incenerisce la descrizione della ragione. Il fantasma è la paura di accrescere il proprio potere di essere, affrontando lo sconosciuto che la ragione impone all'essere umano per salvaguardare se stessa. Questo è il commento a Vasilissa, che ho fatto io. Che è inutile, le streghe mi dicono... Ma tu sei maschio, non capisci niente. È vero, hai ragione. Beh, non sei una donna, perciò hai una psiche ben diversa. Hai bisogno della vicinanza di donne, che tra l'altro ci sono. Ci sono, ci sono. No, io vorrei agganciarmi a cose, se volevi aggiungere qualcos'altro. No, io volevo spendere due parole. Per riposo un po' la voce. Beh, noi siamo già abituati con l'audate nel parlare, perciò. Io no. E per dare... Le persone devono vedere le favole come delle cose insignificanti, ed è un grosso errore, perché le favole hanno sempre un contenuto che è enorme, che se è sopravvissuto questo contenuto è perché sono state passate come cose stupide. Però se noi andiamo a prendere ad esempio alcune caratteristiche di questa favola, di questa fiaba, di questo racconto, abbiamo una riconnessione quasi meccanica, quasi identica, con alcuni racconti mitologici greci, e soprattutto accennavo prima al discorso di Eros e Psiche. Ad esempio, una cosa in cui viene accennato spesso ed è ricorrente è quella di dover separare delle cose da una all'altra, tipo separare i semi di papavero, separare i semi di grano e così via, il che implica semplicemente che le persone che devono separare devono avere la conoscenza delle cose che vanno a separare. Cioè, non è un lavoro meccanico, cioè non ti viene detto cosa, cioè ti viene detto cosa devi fare, ma non ti viene insegnato, perciò se tu non hai la conoscenza del poter separare le cose, non riesci a separarle. E soprattutto c'è il discorso che la persona che compie questa cosa si spaventa di fronte all'enormità del compito, però non rinuncia e trova un aiuto nel sostenerlo. Se nel racconto di esempio di Eros Psiche, il momento in cui è Psiche, che poi sarebbe la psiche, l'anima per noi, deve separare una montagna di semi, e di fronte a questo non sa come fare, e nel sentendo la loro condizione in cui è incapace di farlo, le formiche vanno lì e compiono per Psiche questo lavoro. Però non perché Psiche chiede a qualcuno l'aiuto, ma perché la sua condizione gli permette di entrare in contatto con chi può fornire questo aiuto. In questo caso noi abbiamo le formiche, che sono abilissime nel riuscire a separare i semi, e l'aiutano a realizzare questo. E qua abbiamo appunto poi c'è la separazione dei semi di papavero. Ma la cosa appunto più fondamentale è sempre questo discorso, che la persona deve compiere sempre un qualcosa, che compie dei gesti, e soprattutto questi gesti vengono compiuti e riescono perché la persona ha fiducia in se stessa o ha fiducia in chi si appoggia, cioè questa si appoggia nella bambola. Invece chi si deve appoggiare sugli altri non è capace di produrre il fuoco, di cercare il fuoco, alla fine ne viene distrutto dal fuoco. Cioè, nel paganesimo in stregoneria c'è il concetto di compassione, no? Che non ha niente a che vedere col termine cristiano, cioè significa vivere delle stesse passioni. Ogni volta che si fa un'azione si chiama gli altri, quelli che ci stanno attorno, a seguire in quell'azione. Cioè, è chiaro che Francesco non mi seguirà mai nell'operazione che sto facendo in Inter, giustamente, però il fatto di fare delle azioni ti fa chiamare quelle che sono le assonanze e fa risvegliare le assonanze. Ma questo avviene solo nel paganesimo, nella stregoneria.
stregoneria, non avviene nella compassione cristiana, che è un atteggiamento di superiorità e di disprezzo, come la compassionevole, no? Sì, ma poi vedi, una cosa significativa, c'è sempre un discorso di fiducia. Ad esempio, basta pensare che, ad esempio, Psiche perde l'amore di Eros nel momento in cui Eros percepisce che in quel momento Psiche non ha fiducia di lui, e di conseguenza Psiche deve percorrere un percorso, un cammino, non può chiedere perdono, deve ricostruire questo rapporto, deve cambiare, cioè dire: io non ho avuto fiducia di Eros, e compie l'errore appunto di far capire a Eros che non ha fiducia in lui, e di conseguenza deve percorrere un percorso, delle azioni, delle esperienze che la portano ad avere fiducia in se stessa, e avendo questa fiducia la porta a ricollegarsi con Eros, cioè nel senso che la mitologia dà queste indicazioni, e nella favola traspone anche questo qua, cioè nel senso che in questo momento la bambina non dice mai alla bambolina: io non ho fiducia in te, è conscia che quello strumento lo può aiutare, non dubita mai in questo, non ha fede, sa che può contare su questo. Non solo, io penso che la bambola sia effettivamente una parte dell'io interiore di Vassilissa, cioè è proprio l'intuito, è la sua proiezione, sì, simbolica, sì, è esterna, che viene concretizzata, viene materializzata, cioè esatto. Proprio in magia è proprio quello di portare fuori se stesso, la propria anima, e legarla a un oggetto in maniera tale che la tua anima abbia una sostanza, perché noi sappiamo che siamo legati a un mondo di materia, di conseguenza tutta la nostra realizzazione passa tramite la materia, cioè lì non verrà mai chieto: devi avere fede in me, viene detto separa i semi, ed è una cosa materiale, una cosa che deve essere fatta, su cui nessuno può ingannare, cioè non può dire: sì, ho detto 10.000 preghiere, ricordi, se non 10.000 preghiere non servono a niente, puoi anche barare su quante ne hai raccontate o no. Invece qui devi compiere un gesto concreto in cui anche gli altri hanno la dimensione di quello che tu hai fatto, cioè la separazione dei semi non puoi dire l'ho fatta, no, devi compiere, perché un altro può verificare quello che hai fatto, cioè esiste sempre un termine di confronto in cui il tuo agire deve essere concreto, deve essere reale, deve essere misurabile. Non solo, penso che la vita stessa della persona verifica se tu hai fatto quell'operazione, penso che se tu dentro di te mantieni un certo ordine e riesci a separare la sporcizia dai semi di papavero, hai anche una stanza ordinata e abitabile, che è il tuo interiore, in cui operare e crescere. E puoi camminare in mezzo al fuoco senza bruciarti. Questo è importante. Sì, poi riuscire a camminare in mezzo al fuoco senza bruciarsi. E non averne paura. Cioè, ovvio. È significativo che il papavero ha il fiore rosso, che richiama, cioè, se poi avessimo fatto un discorso. Sì, possiamo fare il gioco dei simbolismi. Cioè, c'è proprio del fatto perché semi di papavero, cioè nel senso. Ma basta pensare che dove nascono i semi di papavero? Nascono nei campi di grano, cioè di conseguenza sono legati con alcuni sì, di cioè c'è tutta una riconnessione che è continua. Esatto. Cioè, le favole non si fermano lì, se vanno lette, vanno comprese. Sì. Continuano ad aprire nuovi poi marchi. Non si capisce bene perché deve separare i semi di papavero, se noi in una condizione contadina dei paesi dell'est, dove il papavero era molto usato specialmente per i dolci, specialmente per l'olio, non gli oscari, cioè non c'hanno gli olivi, poveracci, se ne avevano altri semi, cioè estraevano altri semi, cioè bisogna riuscire a capire la storia in tutto il loro insieme, nella sua collocazione. Però al di là di questo, questo è un percorso di conoscenza, è un percorso di consapevolezza, non c'è niente da fare, cioè, o si fa nascere il Dio che crea dentro, o non c'è niente, cioè la vita non serve a niente, chiaro, cioè mai, oh, quante volte avevo detto sono stufo, sa, o lo capivo, pattoni. Diciamolo in un altro modo: Vassilissa riesce a seguire il suo intuito e si abbandona al suo istinto, entrando nel bosco e vagando nella notte, senza in realtà averne, cioè avendone paura, timore, ma comunque sì, affrontandola, timore, certo, lasciandosi andare tranquillamente. Beh, affronta l'ignoto, cioè nel senso che non ha la paura, cioè, può aver paura, però decide di affrontarlo, percorre, ma soprattutto alla fine vuole capire cosa ha percorso. Perché quando chiede chi sono quelli, cioè dice: vabbè, ho incontrato delle cose, non sono cose insignificanti, hanno una dimensione, e vuole sapere la dimensione e cosa ha in mano. Capisci? Hai in mano il potere, in realtà, cioè il potere che brucia, il potere che annienta, questo è che lei ha conquistato alla fine, cioè ha conquistato praticamente il corpo luminoso, la faccia orta. Vabbè, alla faccia dei cristiani che fanno i presenti. Sì, ma infatti è micidiale, no? Comunque, della donna che corrono coi lupi, l'abbiamo fatto, faremo ancora le storie, continueremo sempre a farle. C'è un altro libro anche molto bello, è Donne che non hanno paura del fuoco,
Non l'ho letto. È un similare a questo. Io ce l'ho, l'ho dato una scorsa così velocissima. Ma insomma, fa parte sempre di quella nascita del, del fuoco di dentro, no? Cioè della passione della vita, della capacità di affrontare la vita, la capacità di trasformarsi, che è l'unica arte per la quale noi esistiamo alla fin fine. Cioè noi esistiamo per costruire noi stessi, noi siamo il prodotto della nostra vita. Oh Francesco, mi sono stufo, sai, dirglielo. Se lo capisse. Beh, sai, purtroppo ci sarà qualcuno che non potrà mai capirlo. Sì, ma è vero, infatti c'è una barriera ferocissima, in effetti. Abbiamo sempre detto che il fatto di non comprendere questi concetti è una questione di magia. Sì, non ma è che significa che qualcuno abbia la paura e non vorrà mai comprenderlo, cioè nel senso, e per questo arriverà la rabbia, la disperazione, proprio perché si rende conto che c'è qualcosa da comprendere, che solo lui poteva comprendere, e ha preferito ripiegarsi su una fede assurda. Poi la paura di questo tipo è quella paura che ti costringe a organizzare il mondo perché non solleciti la tua paura. Allora devi piegare il mondo, perché se il mondo non fa altre robe che ti dà il controllo, hai paura. E allora nascono i campi di concentramento, nasce le leggi severe, nasce la galera, nascono i roghi. Mentre invece se tu rimuovi la paura, impari a muoverti nel mondo, a vivere nel mondo, a agire all'interno del mondo, il mondo è sempre uno sconosciuto, ma ti stai attrezzando per vivere nel mondo. Per cui non hai più paura, perché, perché stai vivendo in realtà. Questo è... Sì, no, ma sai, quello che è più pericoloso al di là di una costrizione esterna è la distruzione dell'interno. Se tu ti ricordi, venerdì scorso quella persona che è intervenuta, che parlando sulla volontà diceva, fa, io compio quando compio qualcosa e penso di non averla commessa bene e sento il bisogno di andarmi a confessare. Cioè, di fronte a un rogo uno può cercare anche un'astuzia di sfuggire, di fronte a quella condizione è un lavoro titanico di riuscire a uscirne, a realizzarsi, a certo. Trovare la volontà per liberarsene. Allora, la cosa più strana è che quella persona sia riuscita a venire ai nostri dibattiti, sì. Nonostante fosse molto cattolico, sì. Nonostante si fosse sottomesso a un sacco di esorcismi, sì. Cioè, nonostante avesse un sacco, è riuscito a superare tutto questo, cioè veramente credo sia la prima volta che ciò accade, una cosa, sì, del genere. Ma tra l'altro può dare testimonianza, cioè, di quanto distrugga il cristianesimo. Esatto. Cioè, nel senso che qualcuno dice, certe volte usare i termini tipo stregoneria, paganesimo, può spaventare le persone. Rendetevi conto che questo qua vive una condizione esistenziale, no, non certo allegra, non certo facile, e nonostante tutto questo ha avuto il coraggio, cioè, solo. Rispetto a, diciamo, a chi è cristiani, ha avuto un'enormità di coraggio. Non solo, ma questo personaggio qua, quando le risposte che noi davamo chiaramente non erano in assonanza col suo pensato, con la sua struttura di pensiero, non è che, cioè, lui stava comunque riflettendo e dicendo, questa cosa probabilmente appartiene al vostro essere guardiani anticristo. E rifletteva su quello che diceva, cioè rifletteva sulle cose, non sull'apparenza, sul gioco delle parole, che è notevole in effetti, la rappresentanza, forse proprio i suoi sensi di colpa lo date dalla sua notevolezza in un ambiente distruttivo, perché poi c'è anche la sensibilità che viene a pagare, no? Sì. In effetti. Beh, io penso anche un'altra cosa, che di solito le persone si rivolgono normalmente a, appunto, alla confessione, altre cose, perché sono dei mezzi che gli sono messi a disposizione lì davanti. Sì. Allora continuano e vanno avanti, sì, in questa cosa, senza magari riflettere su quello che fanno. Vabbè, se poi sono fregati è un problema loro, Sì, no, vabbè. Era una riflessione, sì, mia. Cioè, esiste come, esiste una differenza. Di solito noi prendiamo quello che c'è più prossimo, invece di cercare di andare avanti. Di solito, non sempre. C'è il discorso del coraggio, del desiderio, della volontà. Cioè, e dell'istinto. L'istinto può anche essere, educato, può essere anche utilizzato. L'istinto. Ti può anche tornare anche utile, cioè nel senso, ma l'istinto anche perché non è mai nocivo. Sì, ma di solito non viene usato, cioè normalmente da queste persone non viene usato, perché si procede per dogmi, per convinzioni, per leggi, per abitudine. L'istinto è completamente addormentato, ha bei sogni. No, ma difatti proprio viene proprio scaldo completamente le capacità naturali di una persona, cioè vengono annientate, perché viene messo sopra un qualcosa e questo qualcosa deve giustificare tutto ed è sufficiente a tutto. Il discorso dell'istinto lo affrontiamo, è il dibattito del prossimo.
prossimo venerdì, cioè, perché questo? Perché sospendere il dialogo interno in realtà fa emergere quello che è il patrimonio della specie. Che cos'è l'istinto? Sono tutto quel patrimonio funzionale che la specie lascia in eredità a ogni persona. E noi, quando cominciamo a costruire la ragione, cioè come nasce il bambino, istintivamente sospende il dialogo, anche perché non ce l'ha, e aspetta che i fenomeni gli arrivano ed elaborano. Man mano che arrivano i fenomeni, cosa fa? Comincia il dialogo interno e comincia a descrivere il mondo in maniera ossessiva, per cui questa descrizione del mondo blocca, no, quello che è l'arrivo di nuovi fenomeni, per cui blocca anche le reazioni istintive, cioè tutte le fobie, tutti i blocchi emozionali eccetera, è un blocco di quello che è l'istinto. Bloccare il dialogo interno permette l'arrivo di nuovi fenomeni, permette l'uso di quegli strumenti che sono stati bloccati e significa aumentare la percezione del mondo che ci sta attorno, e questo è il discorso del bloccare il dialogo interno. Dopo va avanti, ma non è importante per il momento, è importante che le cose vengano usate per quello che è oggi in questo momento, quello che siamo noi oggi in questo momento. Dopo ci raccontiamo storie come quelle della Pincola, e allora quello è un altro discorso ancora. Sì, basta. Volevo trarre un piccolo paragone sul comportamento, ad esempio, diciamo così, divino fra virgolette. Noi abbiamo sempre nella concezione di tutte le religioni monoteiste il fatto che il Dio assoluto non ha paura di niente ed è capace di provocare qualsiasi danno. Nella mitologia greca abbiamo il Dio Pan, che provoca il panico e la paura, ma certe volte provoca un panico e una paura così forte che lui stesso ha paura. Sì. Cioè, che di fronte all'istinto neanche lui ne è esentato, cioè nel senso che anche lui è collegato con la realtà degli uomini che la circondano. Yes. Cioè, certe volte evoca la paura, provoca la paura e lui scappa di fronte alla paura che ha generato. C'è nessuna divinità greca, romana, ma di qualsiasi, va alla distruzione per la distruzione solo per provocare distruzione, cioè distrugge per una finalità, distrugge con un progetto, distrugge con uno scopo, ma non distrugge mai per il gusto della distruzione, per la distruzione. Questo non esiste in nessuna cultura, e questa è la nuova innovazione che portò il cristianesimo. Esatto. E grazie al pazzo di Nazareth, quel lurido maiale, insomma. Cioè, no, che poi anche ce l'hanno con me perché dicono sono anticlericale. Io non sono anticlericale, io sto costruendo la vita, accidenti. È la magia nera, è là, non c'è niente da fare, è là. L'espressione, non esiste una descrizione diversa della magia nera che non sia quella. Per cui io non sono un anticlericale, sono un pagano, politeista, un apprendista stregone. Anche perché il negativo sta là. Conseguenza, certo. Cioè, come noi vediamo il sole, vediamo la luna, sappiamo benissimo dove sono, non possiamo ingannarci, certo. Cioè, nel senso che se anche noi diciamo è dall'altra parte, la realtà dei fatti ti smentissimo se si casa, esatto. E siccome non dobbiamo fare opere di fede o opere di preferenza, ma dobbiamo solo partire dalla realtà delle cose o da come la percepiamo la realtà delle cose, e purtroppo l'immondenzaio spirituale della nostra esistenza, della nostra umanità, è il monoteismo, e perciò ebrei, cristiani e musulmani sono lì dentro e ci vogliono stare, è un problema loro, insomma. Solo che non possono venire a contaminare la nostra esistenza. Non posso... Se vogliono distruggere la loro esistenza possono farlo. Sì, non possiamo impedirglielo, anzi, glielo garantiamo sempre questo. Però cioè, noi siamo ben contenti che se per i cristiani arrivasse per loro il giudizio universale, sì, se arrivasse per loro la fine del mondo. Beh, ti ricordi quella barzelletta che raccontarono che a loro l'inferno piace così? Esatto, no? Cioè, non la sai, Sasha? No. La raccontiamo per Sasha. Io non so raccontare le barzellette, ci provo, le mie non fanno ridere. No, ma se voglio racconto, cioè, ecco. Ecco, bravo Francesco. Modestamente. No, beh, non è questo. No, perché l'ho scoperta io, tra l'altro, questa barzelletta proprio per caso. Allora, un certo giorno muore una persona, arriva in un posto che non si capisce bene, gli si presenta un diavolo e fa: tu devi venire all'inferno. Questo ci disse, vabbè, io non ho mai creduto tanto nel Dio. Non sono mai andato in chiesa, non ho mai pregato. Purtroppo è così, mi sono sbagliato. Arriva in inferno, un posto bellissimo, colline, pianure, posti incantevoli, pieno di diavoli, classici diavoli che gli avevano raffigurato. Lo salutano in maniera cortese, fa benvenuto all'inferno, un diavolo lo accompagna in una casa bellissima, un albergo bellissimo, e dice: ha preferenza su dove vuole alloggiare, su cosa vuole mangiare. E lui titubante fa: scusi, ma questo è l'inferno? E il diavolo ridacchiando fa: sì, questo è l'inferno, non vede che io sono un diavolo, ho le corna, sono vestito di rosso, ho la coda, ho il forcone, fa, però me la raccontano in maniera diversa, lasci perdere. Questo stupito dice: vabbè, stanno, eppure i cristiani, i preti mi dicevano che l'inferno è una cosa terrificante, una cosa mostruosa dove si soffriva, ma lei è sicuro che qua siamo all'inferno? Guardi, glielo garantisco,
vede intorno a lei, vede solo diavoli, questo è l'inferno. Sarà. Qualsiasi cosa che lui desidera viene accontentato, qualsiasi cosa che può fare, può farla, non c'è nessuna ostilità, non c'è niente, gli danno una diavolessa bellissima che è sempre con lui, sempre con lui, lui è bellissimo, può andare dove vuole, fare qualsiasi cosa. Un giorno, passando per la pianura, vede uno strano pozzo, dice, strano questo pozzo, passi a faccia e vede il vero inferno, l'inferno che i cristiani gli avevano raccontato, in cui i diavoli sono cattivi, perseguitano le persone soffrono, cioè l'inferno dantesco. Lui capisce, vede come sono malvagi questi diavoli, avevano ragione i preti, fa, il diavolo è ingannatore, mi inganno questo silvero inferno, fa, e poi mi portano lì, terrificato e spaventato, comincia a correre. Comincia a insultare questi diavoli, dice mentitori, ingannatori, e sfugge. E questi gli corrono dietro, fa scusaci, siamo stati cattivi con te, ho sbagliato in qualcosa, perdonaci, dici possiamo rimediare a cosa abbiamo fatto per te. E loro incorrono, fa no, lasciatemi stare, siete degli ingannatori, finché lo fermano. Lui si dibatte, dice ma avete ingannato, scusaci, dici cos'è successo, fa io ho visto l'inferno, questo non è il vero inferno, l'inferno è quello là, fa no, questo è l'inferno, mi avete mentito, io ho visto quell'inferno. E allora i diavoli cominciano a riderli, fa. Lui si arrabbia e dice, non comprendo questo, perché mi prendete anche in giro, mi avete ingannato fino adesso, e adesso mi ridete in faccia, fa. E fra le risa i diavoli dicono, fa, sì, sì, quello è l'inferno. Quello è l'inferno dei cristiani, a loro piace così. Ecco. È sempre bella comunque. Cioè, a loro piace così. Ognuno ha l'inferno che si costruisce nella propria vita, no? Questa sarebbe una specie di morale. È filosofica. Non è una barzelletta. È una barzelletta. Difatti sono sempre arrabbiati i cristiani per questa barzelletta, proprio perché addirittura hanno mobilitato addirittura un psicologo per contestare questa barzelletta, perché loro la ritenevano terrificante in quanto introduceva un concetto relativistico, cioè che quello che realizzavi era legato alla tua qualità di esistenza. E invece no, perché c'è un Dio unico che fa il giudizio universale e ti destina dove devi andare. E per loro non è ammissibile questo, non è concepibile. Cioè dire, tu vai nell'inferno in cui stai male perché sei cristiano, tu vai in un inferno in cui stai bene perché... Non è concepibile, perché per i cristiani la verità deve essere oggettiva. Esatto. Deve essere cioè unica. Il mondo, esatto, il unica. Mondo è verbo, il mondo viene descritto, non può esistere nulla al di fuori della descrizione, ergo esiste l'oggettività del mondo a cui tu ti devi assolutamente sottomettere. Non sono loro che ti sottomettono a un'oggettività descritta, ma sei tu che ti devi sottomettere, perché il mondo è soltanto così e non può essere in nessun modo se non quello. Gli altri sono i matti. Sì, ma difatti, cioè, ma gli altri, cioè, non possono fare i matti, che è un problema loro. No, devono fare quello che i cristiani vogliono. Eh sì, se no vengono esorcizzati. Esatto, ma cioè, per dare un'idea, ad esempio, molto semplice, mi è successo di sentire io una trasmissione in cui c'era un intervento e si parlava di Islam e cristianesimo, in cui si diceva, ma questo non è cristianesimo. Sì, e questo qua non è Islam, non è cristianesimo. Benissimo, in quel momento che io sentivo questa trasmissione in cui si diceva che, ad esempio, le religioni monoteiste sono tolleranti, avevo sotto mano la Repubblica del mercoledì 31 gennaio 2001. Sì. E c'è una bellissima vignetta, fa punizione per la stampa antislamica. Allora, un giornale che ne esce in inglese del Pakistan ha pubblicato alcune lettere che gli islamici hanno ritenuto blasfeme. Nessuno obbliga gli islamici del Pakistan andarsi a leggere un giornale uscito in inglese nel Pakistan, a leggersi queste lettere. No, hanno trovato giusto e opportuno andare a distruggere le rotative in cui si stappava il giornale. Ora, questo è questo porta a ogni monoteismo. E qua c'è la bella foto in cui appunto queste rotative, in cui tutto il giornale viene distrutto solo perché ha bloccato delle lettere, cioè per cui dei lettori volevano manifestare un'opinione, un'idea. No, questa qui è un reato di blasfemia che va punito con la distruzione del metodo di comunicazione. Sono 20 giorni che non faccio rassegna stampa, sì, sono molto ignorante sulle notizie. Sì, ma cioè, capito, ma questo è significativo. Quando qualcuno dice che i monoteismi alla fine sono anche tolleranti, no, non sono tolleranti per niente, sono soltanto integralismo, no. Sono sotto distruzione del mondo. Beh, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti adesso è abbastanza sintomatico, cioè l'intera assistenza sociale viene data in mano alle organizzazioni religiose, e che è una delle cose più aberranti che poteva succedere. Ma difatti, cioè, addirittura c'è anche un discorso di dire per aiutare i poveri, ma allo Stato cosa serve? I poveri, che buoni i poveri, che buoni i poveri.
Conditi come? Con olio, olio, sì, olio pepe sane? Sì, mortacci. Vabbè, dai, ormai. Sì, no, c'era la sciassa che però voleva concludere con no, le... no. Sì, no, ho detto che dovevi aggiungere qualcosa sul racconto. Mi sono dimenticata. Sei dimenticata, no? Perché... noi siamo abituati a divagare. Sì, infatti vi stavo seguendo e continuavo a divagare con voi. No, beh, non facciamo mai, a parte il pezzo che leggo io di solito, dopo tutto si va a braccio e tutto si va un po' a rassegna stampa, ultime notizie o varie altre cose, no? Perché altrimenti diventa un po' più pesante, già è pesante in sé la trasmissione, no? Cioè, nel senso che è piena di cose e vanno un po' assorbite. Dopodiché, no, che gli ascoltatori sono molto molto attenti, eh. Sì, sì, ma mi sono accorto io. Sai, a me è successo, tanto per dire, che un ascoltatore mi ha fermato e mi ha detto: guarda che Claudio, giovedì sera, settimana scorsa, ha dato un'indicazione sbagliata di dove si trovasse della radio. E tu la prima volta mi hai detto che era tra Vicenza e Marosti che era stata. Ah sì? Sì. Ecco. Cioè rendi conto che gli ascoltatori sì. Sono... cioè, ma in effetti spessissimo mi capita di fare queste gaffe, sì, no, ma ne faccio ben altre. No, un ascoltatore ha detto: va, via Claudio che si è sbagliato la prima volta. È stata la prima gaffe che ho fatto, cioè la più grossa, beh, a parte quella della... No, ma cioè, per dire che gli ascoltatori sono molto attenti, cioè tu pensi che gli ascoltatori... stiano lì a seguire in maniera distratta, ci stanno molto attenti, cioè addirittura questo è che è un particolare secondario, sì, sì, rispetto sì. Al significato e al contenuto, addirittura in questo non c'è, cioè, ma me l'hanno anche riferito, tra l'altro. Un'altra volta sono venuto fuori con la cheratina invece che la chetamina. Sì, sì, no, l'ho fatto sparare un pochino, insomma, ma tanto no, non do molto valore a queste cose, sinceramente. Sì, sono secondari. Cioè, non è che mi interessi, cioè, non ho mai avuto paura a sbagliare o a dire stupidaci. Sì, ma l'importante sono sempre che... i contenuti, i significati e il valore delle cose, insomma. Questo mi interessa. Coraggio, ragazzi. Allora. Chi tocca se non vado avanti io? No, continua. No, ma no, cioè nel senso che... Sei ospite d'onore. Sei l'ospite ignoto, che vuole rimanere ignoto. Che vuole rimanere ignoto. Sei l'ospite ignoto. Che vuole rimanere ignoto e... Forse alla fine della trasmissione dirà chi è o sì, farà qualcosa. Importanza. Ecco, basta pensare... Cosa? Che ha in mano un libretto, molto strano, un certo Giacomo Casanova. Ah, sì? Che si dice che chiama Pensieri Libertini e dice: vabbè, Casanova cosa dice? Ma Casanova lo passano sempre per un discorso molto particolare, molto famoso, e lui comincia a parlare, fa un saggio sulla materia, fa un saggio il filosofo, il teologo, fa degli interventi e dice: e se Dio ci avesse ingannato? Ma va? Vero? Se Dio ci avesse ingannato, ma tu pensi che e se l'inganno fosse Dio? Sì. Pensi che Casanova aveva fatto una bella, tutto sommato un bel monumento a Venezia, no? Specialmente in occasione dei carnevali, non ho mai capito perché, comunque aveva importanza. E naturalmente quello non sapevano più dove mettere la trofia, finiva nelle immondizie, cioè nessuno conosce Casanova, a parte per la sua attività, nessuno conosce Casanova. Cioè, non che sia chissà cosa, però insomma, bene o male, sono un personaggio importante. Cioè, anche dal punto di vista, diciamo, della formulazione teorica, certo. Al di là delle sue trascorsi pratici, sì. Cioè, nel senso che ha elaborato anche parecchie cose, eppure sai, logicamente chi elabora qualcosa che è lì fuori dei soliti canoni, dei 10 comandamenti, è sempre bene... Ricordiamoci che di Pomponati esistono solo opere in latino. No, esiste anche un'opera in italiano. Senti, mia moglie e mia figlia hanno girato quasi 6 mesi e mi hanno portato il De Natura e un altro libro di Pomponazzi che arrivavano dalla Svizzera in latino. Non è, c'è niente di Pomponazzi. C'è un testo in italiano uscito 2 o 3 anni fa addirittura. Ah sì? Sì, esatto. Bisogna che faccia ricerca un'altra volta adesso. Sì, sì, no, ma difatti è uscito un testo di Pomponazzi. E tenete presente che Pomponazzi è sempre il più grande filosofo italiano del 1500. Il più grande in assoluto, non c'è altri. Sì, beh, basta pensare che esempio di giovane. Non mi risulta che nei licei si studi. Come no? A mia figlia che doveva studiare Pomponazzi ha detto: saltate tutto, e ha detto. Ah, infatti, infatti. Salta tutto. Pomponazzi insegnava qua a Padova e fu il maestro, praticamente il primo critico che uscì attaccando Aristotele. E lui praticamente, per lui l'anima e la materia era la stessa cosa, lo fermava nel 1500,
che la materia e l'anima erano la stessa cosa, oltre a tutta una serie di altri passaggi. E lo ha insegnato bene, e non ha fatto la fine delle castagne, perché diceva ai suoi allievi, mi raccomando, di non fare la fine delle castagne. E i cattolici pagavano un tale Niso, Onisio, un filosofo del tempo, per contrastarlo, e lo pagavano profumatamente. L'unica cosa che potevano dire di Pomponazzi era che era piccolo, brutto e storpio. Questa fu l'unica cosa che i cattolici dissero di Pomponazzi, e basta. Cioè, no, era assolutamente inattaccabile, forse secondo me il più grande genio di quel tempo, in assoluto. Però non ho ancora niente, io non so il latino, mia figlia non ha tempo per tradurmi dal latino, e finché non arriva dal latino qualcosa mia figlia mi traduce, non posso leggerlo. Però su Garen, storia e filosofia italiana, c'è invece un bel pezzo su Pomponazzi, sì, potete leggervi tutto quanto. Ci c'erò il Garen, però l'ho letto da Lama. È poco, sinceramente. Comunque, sì, era più grande, e non c'è niente, non si sa neanche chi sia, anzi, Pomponazzi fa anche ridere come nome. E invece, oh. Beh, basta pensare sempre a Giordano Bruno, che ha scritto delle opere magiche, sono 1600 pagine, e la prima edizione è stata fatta nel 2001, e l'ultima era del 1890. Per fortuna esiste un editore come Roberto Calasso delle Adelphi che ha questo coraggio di pubblicare cose che sicuramente non sarebbero mai uscite. Va bene, cosa facciamo? Andiamo via le telefonate, sì, o se tiriamo fuori la segna, sì, stampa? No, beh, possiamo andare via le telefonate, visto che ci sono le nostre ospiti che possono avere. Allora, bisogna parlare vicino ai telefoni, e i telefoni sono io. Vi ricordo il numero di telefono, 049 700 700 e 049 700 838. Però lasciare i cattolici ben mezz'ora per insultare mi sembra un po' eccessivo. Poi al limite gli daremo una punizione. Gli daremo una punizione. Pronto? Sì? Pronto, buonasera, sono Graziano da Mestre. Ciao, dimmi.